davanti alla porta c'era un pacco per noi. C'è una S. È una pietra preziosa. Ho nascosto una valigetta con tutte le informazioni. C'è una foto. È una vera e propria casa sull'albero. Qui parla di aver rubato qualcosa al gorilla delle ametiste. L'ametista, sì. Pensa che l'abbiamo rubato noi. Come facciamo a ridargliela? Ta-da! Degli strumenti per teletrasportarsi. Ci troviamo nella foresta. È una casa sull'albero. Sembra aperta. C'è una lettera per voi, firmato signoressa. Oh cavolo, siamo in pericolo. Ragazzi, è tempo di leggere la lettera. Aiuto, una nuova lettera del signoressa. Per chi si fosse perso le nostre ultime avventure, ci troviamo in una casa sull'albero. Guardate qui, siamo letteralmente sospesi sopra un albero. Siamo qui perché il signoressa ci ha messo contro il gorilla delle ametiste. Noi siamo venuti fin qui per spiegargli che noi siamo delle persone buone e che non avremmo mai rubato la sua pietra preziosa. Quindi vogliamo ridargliela e speriamo di incontrarlo. Però allo stesso tempo abbiamo tanta paura di incontrarlo, perché lui è molto molto arrabbiato con noi in questo momento. Così ci siamo imbattuti in questa casetta e vedendo che era aperta siamo entrati per riposare. Ma una volta che mi sono messo a letto abbiamo trovato questa lettera. Ragazzi, ho davvero tantissima ansia. È una lettera del signoresse, quindi significa che questa casa non è qui a caso, ma lui c'entra in tutto ciò. Su dai, leggi adesso. Bene, la leggo. Oh piccoli cretinetti, come siete ingenui. Siete caduti in pieno nella mia trappola. Oh cavolo, lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo. Era tutta una sua trappola. Chissà come la prenderà il gorilla delle ametiste quando scoprirà che non solo avete la sua pietra preziosa, ma siete anche nella sua casa e avete mangiato tutti i suoi adorati biscotti. Biscotti? Di quali biscotti sta parlando lui? Che ci posso fare? Erano molto buoni. Lui, sei il solito. Comunque poi scriviamo bye bye, firmato signoresse. E ha ragione a dire bye bye. Siamo fritti. Il gorilla ci odierà. Non solo abbiamo la sua pietra, abbiamo mangiato i suoi biscotti, ma siamo nella sua casa. Aiuto. Ma aspetta, guarda il lato positivo della situazione. Se noi ci troviamo a casa del gorilla, questo significa che il gorilla verrà da noi e quindi non dobbiamo più cercarlo in giro per questa immensa foresta. Ah, possiamo anche metterci comodi e arriverà da un momento all'altro. Lui, ma ti sei bevuto il cervello? Ma cosa stai dicendo? Siamo già al tramonto, sta per diventare sera. Siamo in una foresta, non sappiamo neanche dove ci troviamo nel mondo. A casa di un gorilla arrabbiatissimo con noi. Questa storia non penso finirà bene. Non penso sia proprio il momento di rilassarsi. Se finora ce la siamo sempre scampata, sia col conte Dracula che con l'anno malefico, penso che stavolta siamo veramente, veramente nei guai. Aiuto. Calma, calma, calma. Non ci facciamo prendere dal panico. So che in questo momento ci troviamo nella casa di un gorilla super arrabbiato con noi. Però considera anche che se noi rimaniamo tutta la notte in giro per questa foresta, i pericoli potrebbero essere molti di più. Ci potrebbero essere serpenti, ragni velenosi, pantere, animali feroci di tutti i tipi. Almeno qui siamo in alto e sicuri da tanti altri pericoli come insetti o animali. Sì, effettivamente questo è vero. Quindi proporrei di rimanere qui, assumerci la nostra responsabilità e mettere fine una volta per tutte a questa storia. Spiegare al gorilla in maniera razionale tutta la verità, che noi non c'entriamo niente, che noi siamo buoni, e gli daremo la sua amata ametista, così lui può fare il gorilla delle ametiste tranquillamente senza di noi. E poi teletrasporto e via. Si ritorna a casa, anzi no, andiamo in vacanza, sì. Dopo tutta questa avventura voglio stare così nel lettino a prendermi il sole. Oh, ma intanto siamo qui, dove staremo? Tutta la notte. Ok, quindi sta per iniziare ufficialmente tutta la notte in una casa sull'albero. Rieccoci! Non vi spaventate se ci vedete in questa situazione. Ma ovviamente, come vi abbiamo detto, qui nella capanna non c'è luce, non c'è corrente elettrica. E quindi siamo combinati con queste torce sulla testa. Guardate, c'è un buio pesto. La luce che vedete qui attorno è quella che arriva dalle nostre testoline. Io sono davvero terrorizzata. Il gorilla potrebbe arrivare da un momento all'altro. Siamo nella foresta, in questa casetta, nelle tenebre assolute. Guardate qui fuori. Proviamo ad aprire. Non si vede nulla. Niente, niente di niente. Si vede soltanto il cielo. Chiudiamo. Ok, così.
Ho davvero tantissima paura. E se arrivasse il gorilla da un momento all'altro? Vediamo allora, provo a fare una conversazione. Salve signor gorilla, non si spaventi di me che ho questa torcia in testa. Noi non vogliamo assolutamente spaventarla, siamo amici e le vogliamo dare la ametista. Tenga, 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 arrivederci. Sì, vabbè, come no. Secondo me se avessi il gorilla davanti, sicuramente non riuscirei neanche a proferire parola. Noi intanto abbiamo anche acceso il caminetto, perché ovviamente qui la notte fa molto freddo. Abbiamo infatti il giubbottino e il fuocherello. Speriamo tanto il nostro gorilla non si infastidisca dalla nostra presenza qui a casa. Lui? Sì. È ovvio che si infastidirà. Se tu sapessi che qualcuno ti ha rubato una cosa a cui tieni tantissimo, e inoltre questo qualcuno ha mangiato tutti i tuoi biscotti ed è pure dentro a casa tua con delle docce che probabilmente lo spaventeranno, sarà terribile, ragazzi. Intanto qui è notte inoltrata. Abbiamo superato l'una di notte e siamo in direzione delle tre di notte. Ovviamente non abbiamo assolutamente intenzione di dormire, anche perché abbiamo l'adrenalina a mille. Ci troviamo nella foresta, ci troviamo in una casa sull'albero. Non abbiamo proprio intenzione di dormire in questo momento. Il gorilla potrebbe arrivare da un momento all'altro, nel momento in cui arriverà, ci distruggerà. E aiuto, mamma mia, che dobbiamo fare? Che cosa succederà? Sono quasi le 3 di notte e tutto va bene. Sto seriamente iniziando a pensare che non ci sia proprio nessun gorilla. Sophie, hai sentito anche tu quel rumore? Che rumore? Non ho sentito niente. No, Sophie, ne sono sicuro. Quello è il verso del gorilla delle ametiste capobranco. Lui, ma tu che ne sai? Non avevi mai sentito parlare dei gorilla delle ametiste? Ho fatto io la ricerca su internet e ho trovato tutto io. Non ho sentito proprio niente, secondo me ti stai immaginando tutto. No, non credo di essermelo immaginato. Però effettivamente siamo soltanto noi due, se tu non l'hai sentito. Lui, lo so, abbiamo tanta paura, però immaginarti anche le voci mi sembra un po' troppo, non credi? Però io, credimi, l'ho sentito. Ho sentito il verso del gorilla, ne sono certo. Allora, perché non vai a controllare fuori? Se hai il coraggio. Ce l'ho il coraggio. Ah, io pensavo che tu fossi un fifone. Perché non me lo dimostri e vai fuori a dare una controllatina? E infatti vado proprio adesso. Ah, prima che tu vada volevo ricordarti una cosa. Che cosa? Sono le 3 di notte. Beh, c'era bisogno di ricordarmelo. Grazie mille. Vado appunto a controllare. Aiuto, ragazzi, ho paurissima. Lui! Sappi che ti ho voluto tanto bene. Ma non dire così. Vieni anche tu con me. No! Andiamo a controllare. No, io non ho sentito niente, vai tu. Andiamo a controllare. No, smettila. Vai, soltanto tu. Sì, dai, aiutami. Io ti guardo da dentro. C'è tanto freddo fuori. Ok, va bene, vado io. Ok, ci siamo, ragazzi. Mamma mia, è completamente tutto buio, non si sente neanche lontanamente un leggerissimo rumore. Quindi forse quello del gorilla me lo sono immaginato, non c'era nessun rumore dietro. Vabbè, no. Sophie, apri. Sophie, potresti aprire, apri immediatamente. Apri subito, ti prego, aprimi. No, non sono fifone, però apri questa porta immediatamente. Cacciofina. La porta è pure rotta. Ok, fammi entrare. Non mi interessa. Ok, voglio stare qui dentro la casa sull'albero con l'albero accanto. Ecco, come volevasi dimostrare. Ancora una volta tu hai tolto e io ho ragione. Non c'è stato nessun rumore di gorilla delle ametiste. E sai cosa ti dico? Siccome sono davvero davvero molto stanca ed è tardissimo, io adesso sfrutterò questo meraviglioso letto per dormire. Gorilla delle ametiste, mi dispiace tantissimo se è il tuo letto, ma ti abbiamo aspettato fino a tardi e tu non sei arrivato. E mio caro lui, penso proprio che anche tu dovresti farti una bella dormita, perché è stata una giornata davvero molto faticosa. Ok, e allora buonanotte.